Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi noi ci mettiamo nei panni di un direttore di supermercato. Vuole mandare uno sconto ai suoi migliori clienti. Allora, con LibreOffice Calc, che sarebbe l'equivalente ad Excel, un foglio di calcolo, noi abbiamo fatto, cioè abbiamo prelevato in realtà in internet e modificato, come vedete, Open Document Spreadsheet, cioè questo foglio di calcolo. Questi sono i clienti di questo direttore. Lui che cosa vuole fare? Ovviamente c'è il nome, il cognome, ci sono alcuni dati che non ci interessano e c'è la quantità accumulata all'interno delle tesserine in euro. Ai migliori clienti vuole mandare una lettera con un voucher. Allora, da notare che questo tipo di procedure funziona se questo valore numerico viene, diciamo, messo con il formato celle numero, se viene messo con la valuta. Forse la presenza del simbolo euro fa entrare in conflitto e non funziona. Quindi gli euro devono essere in formato numero e non valuta euro. Lui che cosa vuole fare? Tutti i clienti che hanno speso più di 1500 vengono etichettati come migliori clienti, coloro i quali che hanno speso più di 2000 euro avranno un doppio sconto di 200 euro. D'accordo? Questo è il nostro database da dove noi prenderemo, fatto con LibreOffice Calc, il nome e il cognome e costruiremo delle espressioni logiche tramite il campo spesa. Allora, che cosa facciamo? La lettera del voucher ovviamente noi la scriviamo a partire con LibreOffice Writer. Da notare che questa procedura funziona se noi abbiamo tutto, diciamo, tutto LibreOffice, cioè ci vuole anche il base, perché lui trasforma il database fatto con LibreOffice Calc in un database fatto in LibreOffice Base, dopo lo vedremo. Iniziamo a scrivere la nostra lettera. Gentile cliente. Qui ci dobbiamo mettere il nome e il cognome. Dove lo prendiamo il nome e il cognome? Beh, ci vuole un sorgente di dati che è esterno. Allora andiamo a fare menu inserisci, la opzione comando di campo, altri campi, perché questi automatici non ci interessano, e noi vediamo che all'interno del tab database, per esempio, questa finestra ci consente con il tasto sfoglia di inserire un sorgente dati esterno. Qual è? È il nostro documento fatto con Calc, che è .ods Open Document Spreadsheet, il foglio di calcolo. Apriamo ed ecco che vediamo che lui si rende conto che questo foglio di videoscrittura ha collegato in maniera esterna un database fatto con Calc. Doppio clicchiamo, adesso lo vediamo, clicchiamo la freccina e vedete che lui ci fa vedere quali sono i campi. Mettiamo il cursore, facciamo nome, inserisci, mettiamo il cursore, facciamo spazio, cognome, inserisci. Quindi la stampa Unione che cosa farà? Pescherà come un ciclo stile ogni volta un nome e cognome diverso e metterà una lettera e produrrà una lettera diversa, sia in formato carta se vogliamo o in formato file. Quindi facciamo virgola. Dato che con la maiuscola è fra i nostri migliori clienti, ma quali sono i migliori clienti? Lo dobbiamo decidere, abbiamo detto quelli che hanno speso più di 1500 euro. Allora, se noi facciamo tasto destro sopra la barra degli strumenti standard, vedete che c'è la possibilità di mettere il segno di spunta sopra sorgente dati e lo clicchiamo ed ecco che appare il nostro sorgente dati. È come se avesse fatto un piccolo foglio di calcolo all'interno del foglio di videoscrittura. Vedete nome, cognome, spesa. Dobbiamo fare l'istruzione logica, si chiama filtro standard. È semplicissimo, laddove il campo spesa sia maggiore a 1500 euro. Se quando io ho messo nel database di Calc gli euro in formato valuta, qui non mi viene fuori l'espressione maggiore perché pensa che sia testo. Quindi ricordiamoci, abbiamo due vincoli con la stampa Unione in LibreOffice. Uno, deve essere installato anche il base perché traduce tutte queste meccanicistiche in base, e due, gli euro devono essere in formato numero e non valuta. Quindi la prima istruzione è: tutti coloro i quali hanno speso più di 1500 euro riceveranno la lettera. Ok. Ma con quale casistica? Che se hanno speso più di 2000 euro riceveranno uno sconto doppio. Dato che lei fra i nostri migliori clienti riceverà lo sconto di 2 punti, facciamo così, siccome non so se state leggendo bene, possiamo farlo più grande, e lo sconto di addirittura noi lo mettiamo in 20, e quindi dopo la stampa Unione cambierà anche il formato carattere e lo mettiamo rosso. Qui ci vuole un'altra istruzione logica. Cioè, se la persona, il cliente, ha speso più di 2000 euro, lo sconto è di 200 euro. Se ha speso fra 1500 e 2000 euro, è soltanto di 100 euro. Se ha speso sotto 1500 euro, non riceverà neanche la lettera. Come si fa? Sempre in questa finestrina qui, vedete, c'è il tab funzioni e c'è il testo condizionale. Questa è l'istruzione logica, semplicissimo. Laddove il campo spesa, io lo scrivo maiuscolo perché era scritto maiuscolo nel database fatto con Calc, è maggiore di 2000,
Allora in questo campo scriverai sconto di 200 euro, altrimenti per tutti gli altri poverini sarà lo sconto di 200, di soltanto di 100 euro. Scriviamo bene. Anche questo qua è un campo dinamico che verrà modificato secondo questa istruzione logica. Campo spesa maggiore di 2000 euro mentre fa la stampa Unione. Quindi mettiamo il cursore della page e facciamo inserisci. Vedete che lui fa una prova, ci scrive 200 euro perché non sa come chiamarlo questo campo, mentre questo campo nel sorgente dati esterni si chiama nome e cognome, lo può mettere in grigetto, chiamare nome e cognome, qui non sa come chiamarlo e fa una prova. Facciamo così, spesa maggiore di 2000, 200 euro, altrimenti 100, e facciamo chiudi. Che cos'è questa? È una stampa Unione, semplicissima, quindi andiamo nel menu file, facciamo stampa, e ci dice il tuo documento contiene campi di database e rubriche. In realtà qui si sono sbagliati, contiene un sorgente di dati esterno dove hanno scritto. Vuoi seguire una stampa in serie? Certo, la stampa in serie, vedete, lui ci fa vedere da dove viene, si sincera di dirci che viene dalla lista clienti 500, cioè sono i 500 migliori clienti, diciamo, e noi non la vogliamo stampare su carta ma su file, e vogliamo che sia un file singolo, se no per ogni lettera ci fa un file e praticamente ci riempie la scrivania. Ok, ci dice dove lo vogliamo salvare in scrivania e lo chiamiamo voucher, d'accordo? E poi facciamo salva. Adesso vedremo che cos'è una stampa Unione. Vedete lui che cosa sta facendo? Sta unendo un documento realizzato con LibreOffice Writer, che è un foglio di videoscrittura, a un database di dati sorgenti esterni realizzato con LibreOffice Calc, che è un foglio di calcolo. Ed ecco che vediamo, siccome abbiamo messo due istruzioni logiche incrociate, un filtro standard e un'istruzione logica condizionale secondo la quantità di euro, vedete che ci sta impiegando un po' di tempo. Che cosa significa? Che se ci si trova nel caso di avere dei dati sorgenti esterni di milioni di campi, vedete che ci vogliono tanti minuti. Ha finito. Allora, qui vediamo che per esempio questa è la dimostrazione che ha bisogno di Base, perché ha creato temporaneamente, vedete, un database in Base, noi lo vediamo qui, la lista clienti che noi avevamo fatto con Calc, lui l'ha ricreata e l'ha importata in Base, quindi ci vuole, altrimenti per qualche motivo non riesce a farlo. E questo invece ODT, Open Document Text, è, diciamo, la stampa Unione realizzata. Vedete? Riceverà lo sconto di 100 euro. Vedete? Riceverà lo sconto di 200 euro. Vedete? Perché questo qua, praticamente, facciamolo così, srotelliamo bene, questo ha speso di più. Riceverà lo sconto di 200, riceverà lo sconto, vedete, con il nome, 100 euro. Ma la facciamo così. Siccome non si capisce bene, noi questo qua lo cancelliamo e lo rifacciamo, diciamo, al volo, e gli diciamo, vedete qui, gli diciamo, facciamo una prova per nostra, lo mettiamo piccolino, il programmatore fa sempre così, noi ci rimettiamo per prova, andiamo qui, inserisci, vediamo se viene, inserisci il campo spesa, perché almeno controlliamo se è vero che aveva speso in quel modo, d'accordo, andiamo in database, facciamo questo, lista, e ci mettiamo qui in piccolino il campo spesa, solo per fare un controllino, quando si fanno queste cose informatiche sempre mettere il controllino. Rifacciamo stampa, lui ci dice guardate che c'è un sorgente dati esterni, sì, lo facciamo su file, su un documento solo, ok, e facciamo voucher 2, vediamo, gli diamo tempo, sta facendo l'unione. Come sempre sono venuti solo 200 clienti, quindi 200 clienti hanno speso più di 1500 euro, sono i nostri migliori clienti, fra questi ce ne saranno alcuni che hanno speso più di 2000. Attendiamo la realizzazione della stampa Unione, perché così noi verifichiamo effettivamente l'istruzione logica, vediamo se non abbiamo pasticciato o se dovevamo rifare l'istruzione logica con spesa maggiore di 2000 euro, altrimenti chiudiamo il video e ci fidiamo. Vediamo. Ha realizzato la stampa Unione, la sta terminando e salva il documento nel desktop. Eccolo qua, questo lo vediamo. Open Document Text, doppio clicchiamo, vediamo se è venuto bene. Vedete? Questo ha speso 1944, c'era quasi arrivato a 2000 euro. Purtroppo riceverà il signore James Butt, con questo cognome così simpatico, riceverà, si è fregato, soltanto 100 euro. Vediamo, facciamo la prova, srotelliamo. 200 euro, perché? Perché ha speso 2460 euro. Vedete che la stampa Unione ha creato dei campi di testo, quei campi dinamici grigi, nome,
cognome e l'istruzione logica. Facciamo ancora un controllino. Vedete, ha speso 2026 euro, sconto di 200 euro. Vediamo un poveraccio che ha speso, vedete, Chris Marrier ha speso meno di 2000 euro e riceverà uno sconto soltanto di 100 euro. Bene, questo è il video di oggi, la stampa Unione con una doppia istruzione logica, con un filtro standard e con un'istruzione condizionale. Il video è finito, spero vi sia utile e grazie per averlo visto fino alla fine. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.